Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio divano, che ovviamente vuol dire Formula 1. Siamo ormai vicini alla ripresa del mondiale, finalmente, quindi ho pensato di farvi alcuni video di introduzione per chi magari non ha mai seguito la Formula 1 e vorrebbe iniziare a seguirla quest'anno. E lo scopo di questo primo video è proprio dirvi perché dovreste assolutamente iniziare a seguirla. Quindi vediamo tre motivi per cui secondo me è interessante vedere la Formula 1, ovviamente per un appassionato di auto, ma volendo anche non per forza. Come è normale che sia, l'ultimo motivo è quello secondo me più significativo, ma prima partiamo dai primi due. Innanzitutto la Formula 1 è uno sport, quindi come tutti gli sport c'è l'emozione di vedere la competizione, di vedere chi vince, di tifare il proprio pilota preferito. Insomma, c'è adrenalina, soprattutto quando poi ci sono le fasi ad alta velocità, sorpassi, attacchi, difese. È emozionante. Se vogliamo un po' fare i moralisti, c'è anche un po' il discorso della competizione, della rivalità, ma del rispetto delle regole, della correttezza. Quindi, insomma, tutte le caratteristiche tipiche dello sport. Su questo penso che qualunque altro sport più o meno possa dare lo stesso interesse. A differenza di altri sport, però, la Formula 1 è anche uno spettacolo, cioè ha una copertura televisiva tale per cui non è più solo la gara, ma è uno spettacolo vero e proprio, non so, un po' come Sanremo che c'è in questi giorni, no? Non è solo il cantante, ma tutto quello che ci sta attorno. Quindi ci sono i commenti, i replay, tutte le riprese fighissime rese possibili dal fatto che sia comunque uno sport attorno al quale gira un sacco di soldi. E poi c'è tutto il pre-gara, post-gara, interviste, approfondimenti sulla storia, approfondimenti sul circuito, insomma, non è solo la gara, ma è tutto uno spettacolo televisivo vero e proprio, quindi è una forma di intrattenimento alla fine. Voi vi sedete la domenica, vi guardate la vostra gara ed è un po' come se steste guardando un film o una serie TV. La differenza è che se la guardate in diretta nessuno può spoilerarvela perché nessuno sa come va a finire. E non è una cosa da poco. Ah, a proposito, per chi proprio non l'avesse mai vista, non lo sapesse, la Formula 1 la fanno sempre in diretta su Sky, hanno anche il canale dedicato Sky Formula 1 che fa tutto il tempo contenuti sulla Formula 1, mentre per chi non avesse Sky c'è su TV8, alcune volte la fanno in diretta, altre volte la fanno in differita. Se non sbaglio, ho visto che per quest'anno avranno 5 Gran Premi in diretta, tutti gli altri in differita, quindi di solito la fanno la sera. Mentre l'orario standard, quando i Gran Premi sono più o meno in Europa o qui in zona, è alle 2, quando invece è dall'altra parte del mondo, per forza di cose con i fusi orari possono essere o la mattina presto o nel tardo pomeriggio. Però diciamo che l'orario classico della gara di Formula 1 è la domenica alle 2. Ora, prima di venire al terzo e più importante punto, lasciatemi ringraziare Luigi che ha montato questo video e quindi vi sta permettendo di guardarlo. Ha anche lui un suo canale, tra l'altro, nel quale porta contenuti di moto. Tantissimi di voi mi chiedono di portare contenuti sulle moto, lo sapete, io non sono un amante delle moto, non ho una moto, quindi non posso portarvi contenuti sulle moto. Vi lascio in descrizione e qua sopra il link al suo canale così potete compensare andando a guardare il suo. E ovviamente sostenetelo così continuo a montarmi i video. Grazie. Ora, terzo motivo e motivo più importante per il quale secondo me dovreste guardare la Formula 1. A differenza di qualunque altro sport, la Formula 1 è anche una gara ingegneristica, cioè non è solo una competizione fra sportivi, c'è tutta una ricerca tecnica dietro. Cioè in ogni gara noi vediamo il frutto del lavoro di centinaia o migliaia di ingegneri, ma in realtà vediamo anche il frutto di 100 anni di sviluppo automobilistico. In Formula 1 vediamo veramente la massima espressione della tecnica automobilistica. Più o meno è così anche in altre competizioni motoristiche, come nel rally, come nel WEC, come nella MotoGP, Superbike, eccetera, però la Formula 1 è il top del top. Nessun'altra competizione motoristica ha lo stesso livello di sviluppo, di raffinatezza, di ricerca che c'è in Formula 1. E sarà che sono un ingegnere, ma secondo me questo è fighissimo. Guardando una gara di Formula 1 noi veramente vediamo quanto uomini siamo intelligenti e cosa riusciamo a costruire, con che velocità riusciamo a girare attorno a una striscia d'asfalto. Secondo me questo è veramente affascinante. E oltretutto è anche un qualcosa che ci dà un po' una visione sul futuro dell'automobilismo, perché da sempre le innovazioni che vengono portate in Formula 1 poi, dopo un po' di anni, arrivano su strada. Ad esempio, se andiamo a vedere le power unit che oggi vengono usate in Formula 1, che sono doppiamente ibride perché hanno sia un sistema
ibrido collegato all'albero motore, simile ai motori ibridi che già ci sono sulle autostradali, ma abbiamo anche un ibrido collegato al turbo che va a recuperare energia dai gas di scarico. Comunque questo ve l'ho spiegato in un video proprio sulle power unit, vi lascio qua sopra la scheda se non l'avete visto. E ad esempio questo sviluppo del turbo ibrido sono sicuro che nei prossimi anni lo vedremo arrivare sui nostri modelli stradali. Ma pensiamo anche a tutto lo sviluppo dei materiali compositi, cioè in Formula 1 è da 30 anni che usano la fibra di carbonio. E potrei dire la stessa cosa di un sacco di altre cose, sulla stampa 3D, sullo sviluppo che hanno fatto sulle sospensioni, sull'aerodinamica. Veramente, la Formula 1 dal punto di vista automobilistico, tecnico, è qualcosa di incredibile. Motivo per il quale io consiglio sempre di non limitarsi a guardare le gare, ma anche a informarsi su tutto quello che c'è dietro, tutto lo sviluppo che fanno le scuderie, quindi magari guardare anche i test, leggere gli articoli, capire l'evoluzione che fanno nel corso delle stagioni, perché anche quello fa parte della competizione, anzi, se vogliamo vedere, è la cosa più importante. Perché alla fine lo sappiamo, in Formula 1 vince il pilota più bravo, ma soprattutto vince l'auto più veloce. Tra l'altro, un modo molto bello per apprezzare tutti questi retroscena è guardarsi F1 Drive to Survive su Netflix. Una serie secondo me fighissima che stanno facendo da, mi sembra, 2 o 3 anni, nella quale ripercorrono le stagioni di Formula 1 facendo vedere proprio tutto il backstage, cioè andando a fare riprese nella squadra, intervistando gli ingegneri, i tecnici, i piloti. Vi fa capire proprio a 360 gradi come lavora una scuderia di Formula 1. Poi, ovviamente, essendo comunque una serie, è un po' romanzata, quindi è tutto reso un po' più figo, un po' più intrigante. E secondo me è veramente bella, vi fa apprezzare davvero la Formula 1. Consigliatissima. E basta, ragazzi, direi che per questo video introduttivo è tutto. Nei prossimi vi spiegherò come effettivamente funziona la Formula 1, quindi come è organizzata la competizione, come sono organizzate le squadre, insomma, cercherò di completarvi questa infarinatura per Formula 1 per principianti. Ovviamente, se invece siete già appassionati di Formula 1 e avete guardato questo video perché volevate sapere la mia opinione su questo argomento, fatemi sapere la vostra, ditemi quali sono secondo voi i motivi principali per i quali bisogna guardare la Formula 1. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!